Che Verona fosse fatale lo si sapeva da tempo, che lo fosse per il Milan, però non certo per il Napoli, che per il secondo anno consecutivo è costretto a fare i conti con i punti persi in casa con gli scaligeri. Un anno fa con Gattuso in panchina, l'1-1 interno, oltre a costare la qualificazione in Champions, diede vita a una lunga coda di polemiche che hanno spaccato l'ambiente, che solo negli ultimi mesi aveva cominciato a rinsaldarsi grazie al filotto di 8 vittorie della banda Spalletti. Sono bastati 2 pareggi nelle ultime 3 partite per riaccendere l'entusiasmo dei rematori avversi di professione, che subito hanno messo il dito in quella che sembra essere, al momento, l'unica crepa utile a far crollare quel muro di serenità eretto dal mister intorno alla squadra. Capro espiatorio del pareggio di ieri sera torna quindi a essere il capitano Lorenzo Insigne, la cui telenovela sul contratto in scadenza è tornata in auge dopo una dichiarazione non proprio sibillina del patron De Laurentiis, che per la squadra dei polemisti ha influenzato non poco la prestazione del giocatore di ieri sera. Se Insigne penserà che la sua vita professionale debba concludersi a Napoli, noi siamo qui per accoglierlo a braccia aperte. Se invece lui penserà che il suo percorso a Napoli è concluso, e ce ne faremo tutti quanti una ragione. Toccherà Spalletti ancora una volta dimostrare, adesso sul campo, quanto il rinnovo del capitano incida sulla serenità dello stesso Insigne e del gruppo. La sosta in campionato, considerato che la prossima sfida vedrà il Napoli impegnato a San Siro contro i campioni d'Italia dell'Inter, non poteva arrivare in un momento migliore.